È la festa di Bonaventura da Peraga di Bigonza, la sagra più votata nella sesta edizione del tradizionale concorso realizzato dalla provincia di Padova insieme all'emittente Telenuovo. Non soltanto stand dove si mangia e si beve, ma anche cultura. E quindi siamo particolarmente felici di premiare la festa di Bonaventura da Peraga a Bigonza, una festa che si è svolta dall'1 al 3 giugno, è stata la più votata. Io ringrazio Telenuovo per la collaborazione, perché è una cosa che abbiamo fatto in sinergia ed è stato bellissimo vedere che quasi 20.000 persone hanno visitato il sito di Telenuovo e lì hanno potuto votare la sagra o la festa più bella. I complimenti della Presidente Degani, del consigliere provinciale Giovannoni, del sindaco, all'Associazione Il Mosaico che ha confezionato questa meravigliosa rievocazione storica. È veramente una grande manifestazione quella di giugno, e anche perché, a parte la bellezza proprio della manifestazione, coinvolge tantissimi ragazzi, tantissime persone di tutto il comune e anche dei comuni vicini. Quindi è veramente un momento in cui ci si ritrova tutti insieme, anche riscoprendo il passato, ma soprattutto vedendo questa grande affinità tra il passato e il presente con questi ragazzi, con queste persone. Il lavoro è veramente continuo tutto l'anno e i volontari chiaramente a più riprese sono proprio i veri artefici della rievocazione, questa manifestazione che tutti avete visto e che chiaramente oltre alla parte attiva, proprio quella che si vede dal pubblico, c'è anche tutto un dietro le quinte che è veramente grande e forte. E devo dire che è proprio grazie a questi volontari se oggi anche la manifestazione in un certo senso ha ricevuto questa riconoscenza. Nel 1319, uno dei primi atti del Jacopo da Carrara, capitano del popolo padovano, è stato quello di dichiarare terra bruciata praticamente tutti i confini della città di Padova. E quindi praticamente sono stati bruciati non solo il castello, che era un castello difensivo, ma non una corte, diciamo, e tutto il frumento, quindi tutti i raccolti della zona, per cui sono seguiti tempi molto duri poi.